Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo in Campania, Sant'Agata de' Coti, in provincia di Benevento. Il comune si trova a 159 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti ripartiti tra il centro storico e le varie frazioni. Sant'Agata de' Coti è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Nel corso della puntata vedremo tante cose belle. A voi Sant'Agata de' Coti. Sant'Agata de' Coti in provincia di Benevento, alle porte d'ingresso del Sannio Beneventano, inserita nel contesto del Parco regionale del Taburno Camposauro, è una delle città mete di un turismo di qualità che negli ultimi anni ha cresciuto notevolmente quello che è la sua potenzialità in termini di attrattori di turismo. Va notevolmente evidenziato l'enorme patrimonio, non solo architettonico, paesaggistico, storico, religioso che è presente in questa città. Scorci e paesaggi unici, mozzafiato. Nell'ambito del centro storico si possono tranquillamente respirare essenze e profumi di altri tempi, come se il tempo si fosse fermato. Siamo nell'aula consiliare del Palazzo del Municipio, un palazzo monumentale, ex monastero francescano. All'interno gli affreschi sono ben visibili, non solo nell'aula consiliare, ma in tanti altri punti, architetture e particolari architettonici di notevole pregio. Lo stesso portone d'ingresso di Palazzo del Municipio si affaccia sulla arteria principale di Via Roma, che insieme alle due arterie periferiche di Via Riello e di Via Martorano rappresenta insomma quella cornice di questo paesaggio, di questo centro storico che si erge su un costone tufaceo attraversato nella parte laterale da due corsi d'acqua, il Martorano e il Riello, affluenti del fiume Sclero. La nostra città ha tanti personaggi illustri, parliamo di una città che ha visto vescovo Sant'Alfonso Maria de' Liguori, inoltre anche il Papa Sisto V al secolo Felice Peretti, vescovo di questa città, tanti altri personaggi illustri, musicista Giovanni Fusco. Ultimamente tra i tanti personaggi che hanno dato lustro a questa comunità c'è stato il legame familiare che esiste con la città di Sant'Agata de' Coti del neo sindaco di New York, Bill de Blasio, che ha voluto ricordare più volte le sue origini, le origini del nonno, legate fortemente ancora oggi alla città di Sant'Agata de' Coti e ai suoi cittadini. Sant'Agata de' Coti si sviluppa intorno alla concattedrale di Santa Maria Assunta. Andiamo a conoscere il vescovo della diocesi Cerreto Sannita, Telese Sant'Agata de' Coti. In verità sono due diocesi antiche, Sant'Agata de' Coti più Cerreto Sannita. Anzi, nella denominazione del 1986 è Cerreto Sannita Telese Sant'Agata de' Coti, perché Telese è un po' il centro della diocesi più importante, è una cittadina ed è l'unica che ha una forma cittadina, perché tutti gli altri sono paesi antichi con un centro storico, vie strette, poi c'è stata l'emigrazione, quindi non sono aumentati numericamente, invece Telese è passata da poche migliaia di abitanti, un paio del dopoguerra, a 8.000 abitanti, 572 km quadrati, non tiene comuni molto numerosi dal punto di vista degli abitanti, però insomma, sono varie parrocchie, vari comuni piccoli che un po' arrivano tutti quanti a 92.000 abitanti o qualcosa.
tutto parla a Sant'Agata di Coti di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è stato vescovo a Sant'Agata, che stava nel Regno di Napoli, da 1762 a 1775, 13 anni in cui Sant'Alfonso ha rimesso su il seminario, poi la cattedrale, adesso con cattedrale della nuova diocesi, una cattedrale molto bella dove io celebro l'Eucaristia nei momenti più importanti. Sempre che c'è qualcosa a Sant'Agata mi piace, o veramente sono contento di essere lì, perché tutto parla di Sant'Alfonso. Riceveva tutti, non c'era bisogno di prenotazione, in modo particolare i poveri, quelli che più hanno bisogno di noi. Poveri spesso non tanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista delle povertà nuove, quindi la droga, gli anziani e quelli che hanno bisogno comunque di una parola del Vescovo. E veramente Sant'Alfonso per noi è quella, il personaggio, il Vescovo, che qualifica appunto la nostra diocesi. Tant'è che io ho intitolato la Scuola di Formazione Teologica a Sant'Alfonso, poi un centro pastorale l'ho intitolato a Sant'Alfonso, e speriamo che dobbiamo costruire un centro pastorale a Telese, e vorrei intitolare la chiesa, nuova chiesa grande, appunto a Sant'Alfonso, perché fa un po' da trade union tra le diocesi antiche che hanno avuto un percorso specifico, particolare, ma che oggi devono collaborare e stare insieme. Io sto cercando anche di diffondere appunto la devozione a Sant'Alfonso in tutta la diocesi, perché il protettore è Sant'Antonio di Padova e però anche Sant'Alfonso Maria dei Liguori. La protettrice di tutta la diocesi è la Madonna delle Grazie. Anche sull'elenco telefonico c'è il vescovo e mi telefono, io sto qui, sto a tavolino e rispondo. Mi ricordo quando ero sacerdote, quindi senza mediazione. Poi se c'è il segretario risponde lui, oppure a chi arriva prima, ma non c'è problema. Stiamo cercando di formare i laici, evidentemente i sacerdoti, il presbiterio, poi ripeto, la formazione dei laici oggi molto importante, perché la Chiesa numericamente è formata per lo più da laici. Noi siamo, insomma, guidiamo e le guide sono insomma in numero inferiore evidentemente a quelle che dobbiamo guidare. Oggi l'onore e la gloria delle città è costituito dalle squadre di calcio. Allora i nostri paesi costruivano le chiese, specialmente le cattedrali, come vanto e espressione della propria fede. Quindi è una zona in cui, certo, anche qui ci sono tanti problemi, pure quelli della droga, la disoccupazione, però si vive non conflittualmente, ma così si cerca di stare insieme e di risolvere quando è possibile i problemi. Andiamo ad assaporare i piatti tradizionali di Sant'Agata dei Goti. A voi la gastronomia. Per quanto riguarda i piatti tipici del posto, noi del ristorante Antico Borgo, situato all'inizio del centro storico di Sant'Agata, abbiamo preparato alcune cose. Questo è il pancotto, è una verdura selvatica con pane raffermo e fagioli, un po' di piccante e servito con olio a crudo. Andiamo poi alle pacche e fagioli, il tipico primo piatto fatto con acqua e sale, accompagnato con un sughetto di tracchiolelle. Le tracchiolelle non sono altro che costine di maiale. Andiamo all'altro primo, che sono i cazzarielli, cavatelli, fatto con braciola e sughetto.
presento la polenta ai porcini, polenta fatta con porcini, salsiccia e un poco di scaglia di parmigiano. Questo è un piatto molto tradizionale, sono dei peperoni ripieni. La particolarità è che viene, all'incontrare di altri peperoni, viene fatto anche con il vino cotto. Visto il territorio dove ci troviamo, un po' qualche specialità di mele annurca che non dispiace mai. Questo è un filetto di maiale ripieno di mele annurche fatto in pasta sfoglia e al forno. Poi andiamo alle specialità di dolci. Questa è una torta di mele annurca con melograno. E poi il nostro piatto forte, il babà alla melannurca. È un pasta di babà con una crema di melannurca bagnata con un liquorino alla melannurca. Io ho iniziato nel lontano 1978 facendo la scuola alberghiera a Sorrento, poi girovagando un po' per il mondo, avendo avuto esperienze un po' in tutta Europa. Ho avuto un ristorante circa per 20 anni in Germania e poi l'attrazione per il mio paese era tanto e ho pensato di aprire questo ristorante qui. Allora, io vi invito a Sant'Agata dei Goti, c'è tanto da vedere, c'è un'aria stupenda, una gastronomia favolosa, venite, venite e venite. Un altro gioiello di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento è la chiesa della Santissima Annunziata. Andiamo a conoscerla con il parroco. Le parrocchie anticamente nel centro storico erano tante perché c'erano tanti preti e ci stava questa chiesa che è la chiesa al di fuori delle mura della città e raccoglieva praticamente la povera gente. Questa chiesa è nata perché i malati che venivano estromessi dal centro cittadino dovevano trovare un'accoglienza sia per curare il corpo sia quella dello spirito. E così il vescovo di allora, che si chiamava Giovanni, nel 1237 chiese a Papa Gregorio IX di poter costruire un ospitale, quindi una chiesa, per accogliere i malati. Nel 1500 sappiamo che questa chiesa accoglieva anche i bambini che venivano purtroppo allontanati dalle famiglie perché o abbandonati o perché malati. Proprio perché accoglieva anche i bambini, sin dall'inizio è stato sotto il patrocinio della Madonna Annunziata. Difatti a Napoli i figli che si trovano così, i cosiddetti trovatelli, sono chiamati figli dell'Annunziata. Lungo i secoli, ma soprattutto dopo la fondazione, siccome la morte e la malattia non risparmia nessuno, coloro che avevano dei possedimenti li hanno lasciati per costruire questa chiesa che, come si vede, ha linee gotiche, anche se provinciali, e poi ci sono stati coloro che hanno avuto la possibilità anche di fare, di esprimere la loro devozione facendo effigiare qualche santo, mettendosi casomai in una piccola nuvoletta accanto al santo o per svolgere la loro devozione oppure per esaudire un voto per grazia ricevuta. Ma la pagina più bella è certamente quella della controfacciata. E un motivo c'era per rappresentare il giudizio finale, tanto perché in tante chiese questa è un classico, ma perché andando via dalla chiesa bisognava ricordare che un giorno saremmo dovuti comparire davanti al Signore per presentare quelle che sono le opere della nostra vita, per ricevere il bene, per ricevere il premio. O se abbiamo fatto il male, sentire la parola "non ti conosco". Uscendo di chiesa i fedeli dovevano dire "mi devo impegnare, la messa non finisce qui, devo continuare attraverso le opere di carità a onorare Dio. Qui ho amato il Signore, fuori della chiesa devo servire il prossimo". Un pezzo molto importante, ma qui già stiamo nella seconda metà del 1400, è il Polittico dell'Annunziata, che è una tempesta d'oro, come l'ha definito un grande critico d'arte. L'oro è il segno della presenza di Dio. Che cosa rappresenta? Ovviamente rappresenta l'arcangelo Gabriele, che parte come messaggero del Padre, si rivolge a Maria, che viene coperta di Spirito Santo e ha concepito già nel suo grembo il Figlio di Dio.
A fianco a questa chiesa c'è una chiesa molto antica, anzi è la più antica di Sant'Agata e penso anche di tutto il territorio, perché è stata consacrata nel 1110, niente di meno, dal Papa Pasquale II. È la chiesa di San Menna. San Menna è un eremita del VI secolo di cui parla Gregorio Magno nei suoi dialoghi, che è vissuto proprio sulle pendici del monte qui alle nostre spalle, che si chiama il Monte Taburno. È una chiesa, come si vede, romanica pura, con delle colonne che sono state recuperate all'ultimo momento sui mercati di antiquariato di allora. La particolarità è questo meraviglioso pavimento, che è un pavimento opus sectile. C'erano queste maestranze che venivano da Alessandria d'Egitto e da Costantinopoli e che hanno lavorato a Monte Cassino e si sono riversati proprio qui. Pietre che adesso assolutamente non si trovano più, sono diventate una rarità. Sant'Agata dei Goti è anche terra di vini, andiamo a scoprire una cantina storica del luogo. La nostra famiglia ha sempre prodotto vino a Sant'Agata dei Goti in queste cantine, fino al 2002. Abbiamo iniziato con una piccola produzione di vini tipici, partendo dal Greco nel 1976 e a cui si è aggiunta la Falanghina nel 1979, scoperta da mio padre perché, dovendo reimpiantare i vitigni della zona, fece una indagine insieme ad altri produttori del Beneventano e scoprirono insieme 18 diverse varietà di uve che erano per lo più sconosciute. Fecero delle piccole vinificazioni delle singole uve, da cui ottennero i vini che assaggiarono. Tra questi c'era la Falanghina, che lui ritenne essere interessante e iniziò la produzione di questo vino nel 1979 con una piccolissima quantità di 3.000 bottiglie, tutte imbottigliate a mano in questa cantina storica. Da allora ad oggi la quantità di Falanghina prodotta in tutta la Campania è aumentata in maniera esponenziale. Siamo nell'ordine di circa 5 milioni di bottiglie su tutta la regione, prodotte da tutte le aziende vitivinicole. Esistono tre denominazioni di origine, una nella zona dei Campi Flegrei, che è lungo la costiera, e una nella zona beneventana dove ci troviamo noi, e una nella zona dell'Irpinia. La Falanghina è un vino molto delicato, che si usa con i primi molto leggeri o con gli antipasti. Queste cantine, quindi, fino al 2002 sono state utilizzate dalla nostra famiglia per la produzione del vino. Successivamente la produzione è stata trasferita fuori dal centro storico e le cantine sono adibite alla conservazione del vino aglianico, che viene invecchiato 2 anni nelle botti di legno presenti qui. Sant'Agata dei Goti, storia antica, una città di grandissimo fascino che trae le sue origini dalle civiltà sannitiche. E poi diventa colonia romana, poi arrivano i Goti, e poi i Longobardi, i Normanni successivamente, poi tante dinastie feudatarie che l'hanno tenuta fino all'estinzione della feudalità, l'inizio del 1800. Presenta un impianto urbanistico eccezionale,
con un decumano centrale e poi questa serie infinita di vicoletti e di stradine che si diramano da questo decumano, da questa strada centrale e vanno a confluire sui due versanti segnati a oriente dalla nascita del sole e quindi dal massiccio dell'altopiano del Taburno e poi ad occidente con una splendida veduta che è un poco la nostra cartolina di presentazione. All'interno si sviluppano in questa pianta regolare a fuso, allungata, tanti monumenti e tantissimi edifici, beh, possiamo dire non sontuosi, ma sempre rispettosi e decorosi. Qui ci troviamo nella chiesa di San Francesco, monumento religioso edificato nel 1270, dopo che il poverello di Assisi passa nel 1221 per questo territorio. Nel Settecento però viene completamente trasformata e impreziosita, possiamo dire, con uno stupendo soffitto a cassettoni lignei. Poi a seguire nel 1707 c'è questa realizzazione di un pavimento maiolicato dei fratelli Massa. E poi viene il Giaquinto, Tommaso, allievo diretto della bottega di Luca Giordano, caposcuola a Napoli della fine del Seicento, che realizza uno stupendo ciclo di affreschi di ispirazione biblica. Tantissime opere ancora presenti, come una deposizione di Silvestro Buono del 1530, un sarcofago dedicato a Ludovico d'Artois, uno degli ultimi rampolli di questa famiglia collaterale degli Angioini di Napoli del 1370 e tantissime altre opere di notevole interesse. Intanto in queste stradine però va detto che troviamo una serie di epigrafi importantissime dal punto di vista storico. Pensate per esempio al nome antico di questa città, Saticula, citata più volte da Tito Livio nel VII, nel IX, nel XXII libro della storia di Roma, perché protagonista nella prima parte delle guerre sannitiche e romane. E queste epigrafi dimostrano proprio la storia viva, autentica, scolpita, quella che non si cancella. Insomma, è domenica. Caccia sta, a me l'annù. Il miele, la falanghina, la cellula archeologica, il salame, la salsiccia, i ristoranti, gli agriturismi. Si può dormire, ma che è la Rotruenna, hai dove venire qua, punto e basta. Anche il Museo Diocesano racconta molto della tradizione religiosa di Sant'Agata de' Goti. Il Museo Diocesano di Sant'Agata de' Goti si trova nel cuore della città antica, infatti la sua posizione baricentrica è stata proprio determinante nella definizione del luogo ed è allestito nella Chiesa del Carmine. Tre sezioni, insomma specificamente sono una sezione di paramenti sacri, arredi e corredi sacri e la terza sezione è rappresentata da tele. Le opere più importanti che sono raccolte in questa esposizione, riferendomi alle tele, sono firmate da Tommaso Giaquinto, una deposizione del 1705. Una opera di fine Seicento della scuola di Massimo Stanzione che rappresenta una Sacra Famiglia. Ma in assoluto le due più antiche sono una croce reliquiaria di provenienza della Terra Santa, lavorata in madreperle avorio, e una tavoletta che appartiene ai frati minori conventuali di un paese qui vicino, Arpaia, che rappresenta la Madonna del Latte o la Madonna delle Grazie. La sezione dei paramenti sacri raccolgono paramenti del patrimonio del Duomo.
Oltre ai documenti che riguardano l'Episcopato di Sant'Alfonso, nell'esposizione, nella sezione appunto dell'approfondimento a Sant'Alfonso dei Liguori, sono esposti nel Palazzo Vescovile, in questo che è stato, diciamo, la culla dei luoghi alfonziani, sono esposti un presepe in uno scarabattolo. C'è la stanza di Sant'Alfonso dove ha vissuto e ancora una serie di libri che sono testimonianza proprio di questo grande personaggio della Chiesa del 1700 come il più grande scrittore insuperato di questo secolo. L'opera più importante che lo consacra dottore della Chiesa si chiama La Teologia Morale e lui è conosciutissimo a livello mondiale per aver scritto in parole e musica Tu scendi dalle stelle. Un canto insomma noto a tutti e sempre dedicato a Natale, un altro, perché lui è napoletano, scritto in lingua napoletana ed è Quando nascette Ninna Betlemme. Sant'Agata de Goti, in provincia di Benevento, con tutte le sue bellezze e le sue tradizioni, vi aspetta. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Sant'Agata de Goti, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza. Sant'Agata de Goti.